crescendo raccogliamo sempre una cosa in più. Ce ne accorgiamo quando rescimoliamo il cranio e laggiù, pieno di pensieri come calamità dei neuroni. Solo ad osservare che ci sono troppi metalli che fanno interferenza. Devi collegare pezzi di cristalli di magnesio seguendo la sequenza. Mettere in ordine le onde magnetiche invisibili ai nostri occhi, ma sono ben noti gli effetti. È quello che canna saperlo, ma alla fine farla, quella scelta che tenta. D'altronde a noi invece cosa ci fa male e ci confonde? Le idee sono come trincee, a volte chissà come bolle. Ti rifletti ma vedi attraverso, e l'effetto è un po' controverso, però se sul senso, se tutto questo porta alla conquista del proprio desiderio, non si sa che ti aspetta, ma non segui un criterio. Vaghi dove porta l'attrazione, magari ti trasporta a un basso ferro. Vibrazione rasa delle molecole e le suole ripartono all'inseguimento del magnete ricoperto d'argento. Ogni grado dello strumento definisce una meta sconosciuta, dando il via all'immaginazione. È forse questo che ci spaventa, ma delle mie scelte no, non me ne pento. Stacco dal suolo, da sempre calpestato, per un secondo, nanosecondi infiniti, per capire, per collegare punti cardinali, concepire non soltanto più quattro, ma molteplici accumulati con avanzamento distratto. Oscillando tra realtà un buon vermouth, continuando a seguire un proprio azimut. Può cadere di disorientarsi per un, non bisogna intimorirsi, trova il tuo vento costante, con principi convinti, sulla rosa dei venti, schiavi di molti pensieri, diventati comuni, rendendoci uguali, pensare che ognuno di noi è speciale, cercare di essere qualcuno, non apparire normale, normalità può assumere tanti significati, tra questi prendere quelli più insoliti. Essere quel pezzo di ferro che spalla la bussola, tutto quello che narro dirige verso la propria favola. Difficile, spacca il muro invarcabile, apparente ostile, ma realmente fragile.